Buongiorno a tutti, benvenuti in questo borgo meraviglioso che si chiama Frassine. Questo borgo ci dice già un po' l'origine. Frassine viene da frassino, dall'albero del frassino. Da quanto io so, dalle ricerche che un po' ho fatto, qui non c'era né abitazioni né cascine, soprattutto in quegli anni, 1300, quando poi è sorto questo bellissimo santuario. E per spiegare l'origine del borgo devo anche spiegare l'origine del santuario, perché il borgo è nato intorno al santuario. Questa era una zona disabitata, però era zona di pascolo, quindi portavano i contadini le loro bestie al pascolo, e si sa dalla storia che circa nel 1320, quindi 700 anni fa, un contadino di Monte Rotondo Marittimo, che è il borgo che si vede sullo sfondo dove c'è quella ciminiera, portava qua le sue mucche, i buoi, forse anche pecore al pascolo. Quindi nel 1320 circa uno dei suoi buoi, anziché brucare l'erba dopo aver brucato l'erba con tutti gli altri, si inoltrava in questa zona dove c'era un bosco. Dove noi siamo era zona boschiva, dove siamo in questo punto, dove c'è anche il santuario. E il bue da solo andava in mezzo a questi alberi. Dopo una, due, tre volte ripetute, i giorni successivi, il contadino incuriosito lo segue e volendo capire come mai sto bue si inoltrava in mezzo agli alberi, e lo trova fermo. Chiaramente non c'era tanta erba, quindi essendoci ombra, e pensando che anche questo bue fosse un po' ammattito, lo cerca di portare via. Invece il bue, in tutta risposta, si mette in una posizione del tutto inconsueta per queste bestie, cioè si inginocchia davanti a uno di questi alberi, che era un albero di frassino. Il contadino rimane esterrefatto, solo anche per la posizione del bue, e guarda meglio e vede che in mezzo alla chioma di questo frassino c'è una statua lignea della Madonna col bambino, che fino a quel momento nessuno aveva mai visto, solo il bue gliel'ha fatta trovare, insomma. Rimane esterrefatto, immaginiamoci la sorpresa. Cosa fa? Lui appena può, quando torna a casa a Monte Rotondo, avvisa i suoi amici. Un po' lo pigliano per scemotto, ma lui dice: venite a vedere, questa cosa c'è. E quindi altri vengono a vedere la statua in mezzo a questo bosco sul frassino e decidono insieme di portarla nella chiesa del loro paese, che già esisteva, una chiesa bella, antica, San Lorenzo. Parlando col parroco, quindi la portano su, piano piano, la calano dall'albero, la portano su. Il parroco la vede e dopo un po' di considerazione dice: la metteremo in chiesa, però adesso non possiamo subito metterla, dobbiamo pulire, dobbiamo sistemare, e la mettono in una stanza della casa. Il giorno dopo vanno per pulire la statua e qui c'è l'episodio forse, dopo quello del bue, più importante, cioè la statua non c'è. Era stata portata lì, in quella stanza, e di fronte a questa cosa il primo pensiero chi l'ha presa, ma tutti, non c'erano persone, non era una stanza pubblica quella, quindi dopo una rapida indagine non c'era nessun colpevole. Qualcuno suggerisce di venire a vedere qua sul frassino dove è stata trovata la statua, e allora scendono, Monte Rotondo è 10 km da qua, e quindi dopo questo percorso vengono nel bosco e trovano la Madonna sullo stesso albero di frassino. Di fronte a questo evento decidono di dare qua, la Madonna ha voluto tornare qui, di dare qua un tetto alla statua, costruendo proprio nel luogo del frassino una piccola cappella in muratura semplice, e i resti sono ancora all'interno, nell'abside, diciamo, dietro l'altare del santuario.
quindi fanno questa costruzione e insomma sentono di aver fatto quello che era giusto per dare una copertura dignitosa alla statua che ha voluto tornare qui. Cosa succede? Gli abitanti del luogo, sentito un po' questo evento, con semplicità venivano qua a chiedere aiuto, preghiere alla Madonna per le loro necessità. E succede una cosa meravigliosa, cioè in tanti dicono che la Madonna li ha esauditi pregando in questo luogo. Quindi si crea una catena di persone che si passano voce e una processione sempre più grande di persone che vengono qui in mezzo a questo bosco, davanti a questa cappellina, a pregare la Madonna. E la cosa si allarga molto, non solo Monterotondo, ma anche i paesi limitrofi, io immagino anche fino verso Cecina, verso Grosseto, tutti che per chiedere aiuto vengono qua ai piedi della Madonna del Frassine. Nel giro di qualche anno, si sa, nel 1350 decidono di costruire il santuario con la stessa pianta che ha adesso, poi nel corso degli anni ha avuto delle migliorie, rimaneggiamenti, insomma, però la pianta attuale è del 1350, quindi diventata una chiesa dove si può stare tranquillamente in preghiera, celebrare i sacramenti, l'Eucaristia, e quindi è diventato da quel momento in poi un santuario molto frequentato, tanto che dal 1360, 10 anni dopo, hanno anche chiesto la presenza di una comunità di frati. Troviamo adesso all'interno del santuario, come avete visto ho percorso tutta l'unica navata centrale, qua siamo al posto più sacro direi e più antico. Questa costruzione che vedete, rotonda, è il retro di questa cappella iniziale che è stata costruita dopo che la Madonna, la statua, è stata ritrovata qua sul Frassino. Dicevo che poi il santuario del 1350, chiaramente hanno fatto dei lavori di sbancamento, eccetera, non ci sono più gli alberi che c'erano prima, e veramente è stato a furor di popolo, possiamo dire, no? La gente che veniva qua forse richiedeva di poter avere un luogo per pregare con più tranquillità, senza essere in mezzo a un bosco. E quindi hanno costruito sia il santuario sia anche quella costruzione esterna dove poi era ospitata questa comunità religiosa di Servi di Maria dal 1360. Pensate, per giustificare una presenza religiosa giorno e notte significa che il santuario era frequentato spesso da persone, no? Ecco, quindi non solo una volta ogni tanto. Quindi questo flusso di pellegrini che venivano qua a chiedere aiuto si è veramente confermato e sviluppato sempre più. Questa è anche la zona degli ex voto, non so se li può inquadrare il nostro operatore. Ecco, questi sono quadretti di più o meno 100 anni fa, sono molto belli perché rappresentano il tipo di grazia che la Madonna ha ottenuto. E quindi sono semplici ma molto significativi. Ecco, l'ultima cosa che mi preme dire, c'è un mistero dietro questa statua e dietro questo luogo. Come mai qui tante grazie, come mai questo santuario? Beh, ciascuno si può dare le sue risposte. A me pare, da queste cose e notizie che sappiamo, che questa statua è importante come un simbolo, come un messaggio anche per noi oggi. Gesù Cristo è il vero Dio e il vero uomo, è Dio in mezzo a noi e spesso noi ce ne dimentichiamo anche come cristiani. E poi l'intraprendenza di questo santo vescovo, San Regolo, che vuol salvare la fede e a costo della vita,
E quindi anche questo messaggio bello di cui abbiamo bisogno oggi. La fede va coltivata e va anche difesa, e anche essere disposti a spendere tutta la vita per testimoniarla. E quindi anche questo messaggio di questo luogo, dove forse San Regolo ha dato la vita per questo, per questa fede in Gesù Cristo. E l'ultimo, l'autore di questa statua, che non sappiamo chi sia. Alcune fonti tramandate oralmente la fanno risalire niente poco di meno che all'Evangelista San Luca. Qualcuno dice che è un po' troppo, ecco, pensare questo, però sappiamo che San Luca era pittore e scultore, e ci sono ancora tanti reperti di statue o di immagini in giro per il mondo che si attribuiscono a lui. San Luca sempre rappresenta Gesù bambino non come un bamboccio, ma come un piccolo uomo, perché voleva trasmettere che quel bambino, anche se era piccolo, era già perfetto perché era Dio. Ecco, questo è quanto mi sento di dire come conclusione, e spero che anche chi anche segue questa storia possa essere aiutato a venire a visitare questo borgo, questo santuario, questo luogo di pace della Maremma Toscana.